Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo episodio della Biblioteca della Fotografia. Quello che amo di questa piccola community di YouTube è che siamo un manipolo sparuto di persone, che spero crescerà, ma che siete tutti molto attivi anche nel chiedermi consigli su libri di fotografia. Ecco perché oggi vi parlo di libri che parli di schemi di luce. Ebbene sì, in un passato non troppo remoto ho buttato via un sacco di soldi in libri che parlavano di schemi di luce. Oggi vi parlo di tre libri e li commenterò uno per uno. Il primo libro di Scott Kelby, Light It, Shoot It and Retouch It, edito per i tipi della New Riders e costa 45 dollari e ne ho buttati via di soldini. Il secondo libro è di Chris Gatcam, Light and Shoot 50 Fashion Photos. Edito per i tipi della Focal Press e costa 25 dollari. Il terzo libro è Kevin Kubota's Lightning Notebook, edito per i tipi della Wiley e costa 35 dollari. Tutti e tre i libri hanno lo stesso schema. Iniziano col presentare che cosa sono le luci, cosa sono i diffusori, che tipi di diffusori ci sono, quali sono i props che possono servire e quali sono tutti gli accessori, come gli snoot, i grid e i riflettori, che possono servire durante un servizio fotografico. Ciascun libro li analizza più o meno approfonditamente, ma sostanzialmente sembra la stessa roba. Nella seconda parte invece spiegano vari tipi di luce, orientati esclusivamente al ritratto, ed alcuni parlano anche di post-produzione, ma solo cenni. Iniziamo a parlare del primo, di Scott Kelby. Scott Kelby è piuttosto celebre come autore di libri su post-produzione, scatto e Lightroom. Di questo libro credo ci sia anche la versione italiana, ma tanto non compratelo. Questo libro secondo me ha un po' di difetti. Il primo che propone pose, schemi di illuminazione un pochino datati. Significa che a livello magari accademico si ottengono dei ritratti puliti, ma non hanno niente di emozionante, nessuna ricerca. È proprio un libro base, 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 base per chi vuole ottenere dei ritratti senza infamia e senza lode. Ma forse con un po' di infamia. La parte veramente terribile è la post-produzione. Scott Kelby passa sulle pelli come se fosse un aratro. Illumina le pupille come i vampiri di Twilight e arriva addirittura a togliere le vene dalla sclera, sbiancare la sclera usando la saturazione, fornendo quel gradevolissimo aspetto da alieno a qualsiasi modella su cui mette le mani. Vi prego, bambini, non fatelo a casa. Il secondo libro di cui voglio parlarvi è Light and Shoot 50 Fashion Photos. È il costo di due pizze. Mangiatevi due pizze. Allora, innanzitutto le foto e gli schemi di luce che propone qua dentro non hanno quasi niente a che fare con la moda. Sembrano più quelle volte che si prende una modella, le si mette addosso una collana e una piuma e si dice ho fatto un servizio anni 20. Una cosa importante che non dice questo libro è che il 90% delle foto che sono qua dentro e che sono foto di moda, alcune lo sono, alcune no, ma quelle che lo sono fatte da trucco, da styling e per un piccolo 10% solo dalla foto. L'unico modo per imparare davvero che cosa sia la fotografia di moda è studiare sulle foto di moda. Ho intenzione anche di recensire quelle che sono le riviste di moda che io leggo di solito, sia su iPad che su cartaceo. Quindi anche per questo libro risparmiamo 25 dollari. L'ultimo libro che analizzo, Kevin Kubota's Lighting Notebook, è l'unico che si salva. Innanzitutto vi consiglio di seguire sui social Kevin Kubota. È simpaticissimo ed è veramente un tizio fuori di testa. Questo libro ha dei vantaggi. Il primo vantaggio è che propone un numero enorme, 101 schemi di luce. E di questi almeno una quarantina sono ottime idee. È un libro che consiglio particolarmente a tre tipologie di fotografi, a coloro che vogliono mescolare luce ambiente e luce flash. Sostanzialmente fotografare qualcuno all'aperto dosando la luce ambiente e la luce flash. Una seconda tipologia di persone a cui consiglio questo libro sono i matrimonialisti. Alcuni schemi di luce che per la fotografia meramente di ritratto sono un po'. Per la fotografia di matrimonio sono molto efficaci perché aiutano a creare un po' quell'atmosfera sognante e speciale del giorno del matrimonio. La terza tipologia sono tutti fotografi che si occupano di fotografia di infanzia e di newborn.
Ci sono tre cose molto carine di questo libro. La prima cosa è che lo schema di luce viene spiegato da uno schemino, ma viene anche fotografato di backstage per farci capire, per esempio, a che altezza sono messe le luci. La seconda cosa per cui vale la pena è che c'è una piccola lista della spesa, non solo in cui spiega tutti i materiali utilizzati e le potenze dei flash, ma anche i valori della macchina fotografica, tempi, diaframmi e ISO. Se uno volesse riproporre pedissequamente quello schema di luce, gli basterebbe seguire la ricetta. Una terza cosa molto carina è che in alto a sinistra per ogni schema di luce c'è una piccola leggenda in cui ci spiega se viene utilizzata solo luce ambiente, solo luce flash, mescolanza di luce ambiente e luce flash, di quanti assistenti abbiamo bisogno per reggere pannelli, spostare le luci, è una cosa da non sottovalutare, e se il set di luce è molto costoso oppure facilmente riproducibile. Quindi sostanzialmente se ha bisogno di tanti flash costosi oppure di poca robaccia raccattata in giro. L'ultima cosa che spiega questo libro, che secondo me è molto carina, è che lenti utilizza. Kevin Kubota è famoso per utilizzare delle lenti, magari grandangoli molto spinti, che creano un aspetto molto fumettoso, ed è quindi utile sapere come ha realizzato una foto. Il lato negativo c'è, ed è la post-produzione. Sembrano un po' i preset di Lightroom. Ma a parte questo aspetto, che non è modernissimo, secondo me è un buon libro. Spero che questa video recensione vi sia piaciuta, io vi aspetto al prossimo video e vi ricordo di condividere, mettere mi piace e fare tutte le cose social che fanno buon karma. Ciao!